Oggi la festa della Polizia di Stato, 164esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Io voglio ringraziare il signor Questore e le donne e gli uomini della Polizia di Vicenza per il loro servizio che prestano giorno per giorno, notte per notte, in tutta la nostra provincia, in città, ma anche nel commissariato di Bassano del Grappa, per il loro per i risultati investigativi che hanno raggiunto nel corso dello scorso anno, che sono stati illustrati a voi dal signor Questore. Ringrazio le famiglie che sostengono i loro cari che lavorano, donne e uomini, nella polizia, tra l'altro un lavoro a rischio giorno per giorno. Ringrazio le famiglie, ringrazio i sindacati per il lavoro che fanno a sostegno dei lavoratori e sconto, spero, che il nuovo capo della polizia, che voi ricorderete tutti, in quanto allora era capo della protezione civile e venne a Vicenza in occasione del Bomba Day, che personalmente, possa venire anche da queste parti come capo della polizia, lo accoglierei molto volentieri per dargli anche delle pennellate di quello che è il nostro territorio e di ciò che per la sicurezza si sta facendo e forse ancor più si potrebbe fare nel prossimo futuro, sempre in un'ottica di grande dignità e di grande rispetto per tutti, anche nei confronti dei delinquenti, perché le semplificazioni che ogni tanto sento o addirittura l'autogiustizia che ogni tanto sento echeggiare non fa parte della cultura né mia né credo della democrazia conquistata. Ecco, tutto questo si riferisce alla festa di ieri, no? La festa è oggi. 25. Beh, a Vicenza, sì, ma Vicenza, quella nazionale, per non fare pasticcio, sono quello ufficiale ieri, diciamo. La Vicentina che oggi la ricorrenza da ieri, no? Io devo parlare del mio territorio, la domanda che penso proprio. Io posso alzarmi a cose che... Ma come ieri la festa. Ok, grazie.